Quando ultimo di sei fratelli e sorelle, Luigi è venuto alla luce nella frazione di Castana che porta il suo cognome, Casa Colombi, nel mondo imperversava l'influenza spagnola, era il 1920, poi la leva, la guerra in Dalmazia in bicicletta, la partenza al buio verso il fronte russo su un carro merci, quello da cui non avrebbero fatto più ritorno più di 1000 soldati partiti come lui dall'Oltrepò. Poi l'8 settembre, i partigiani e i rastrellamenti tedeschi. Oggi ha 101 anni compiuti, con una lucidità da fare invidia a chi alla metà dei suoi anni parla del presente, funestato dall'epidemia che lo costringe in casa da mesi, e di come a quasi 80 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale non si sia ancora reso conto di come facciano le persone a un certo punto a diventare nemiche, a inventarsi una guerra e a spararsi addosso così, senza quasi più farci caso. Però non si sono ancora tenere. I mi mandano in Jugoslavia con le biciclette. E su mi tindre i mi mandano lì a Bordolino. Ho messo le biciclette e sono andato in su un treno lì e sono andato in Russia. Non avevamo nessun punto di arrivo, ecco. Faceva non che non indecendeva, non che cantevano in cima del treno e basta. Che momento sono anche me, mi fa mille mesi o più se, e sono in casa, che mi vado in casa. Ecco, non mi muovo di in casa. E sono se pensa, e sono. Venerdì 12 marzo 2021, nel tempo dell'Italia col fiato sospeso per la pandemia, fra i vigneti della sua amata Castana, Luigi ha ricevuto un piccolo omaggio da parte dell'Associazione dei Reduci di Russia dell'Oltrepò, un mazzo di girasoli. Il perché di questa scelta la spiega Carlo Brandolini, presidente della sezione UNIR di Stradella Oltrepò. Abbiamo censito 1652 tra reduci e caduti e dispersi sul fronte russo di Stradella dell'Oltrepò, e il più non è tornato. Io li chiamo i caduti senza la pietà di una croce, perché molti di loro dormono nella steppa, dormono nei campi di girasoli. Infatti oggi il nostro simbolo, i nostri fiori che abbiamo regalato a Luigi sono i girasoli, che lui ne ha visti tanti, girasoli che durante i mitragliamenti aerei li hanno anche protetti, perché molti di loro si nascondevano nei campi di girasole, e Luigi ha avuto la fortuna di ritornare a casa.